Non ha un'entità vera e propria. Lei che ha puntato di gestione della biblioteca, ha avuto ancora anni fa dall'amministrazione Andreoli, seguendo una direttiva transnazionale. E il gruppo di lavoro è semplicemente una funzione consultiva, di fatto. Okay? Però, chiaramente sono persone comunque che si stanno dando da fare, che si stanno impegnando per questo, come ho detto, prenderanno contributo effettivamente anche alla modifica, alla realizzazione del nuovo regolamento, e quindi hanno questa interfaccia tra l'amministrazione comunale e il gruppo di lavoro che sia propositiva e consultiva, insomma, non sicuramente decisionale, le decisioni spettano sempre comunque all'assessorato. Mi sento dire comunque molto favorevole, se è possibile quantomeno riportare chi esiste e quale funzione dovrebbe avere, penso che sia opportuno, visto che se ne fa riferimento comunque in un articolo, altrimenti si menziona un altro. Ma non è decreto comunque sindacale con il quale è stato fatto la nomina di componente del gruppo di lavoro, quando è stato fatto 15 fa, se già c'è scritto la funzione di anno. Se lo recupero, potrebbe essere scritto, se proprio bene. Se volete riportarlo anche nel regolamento, sono fatto. Di allegarlo al regolamento. Sì, se è possibile mettere un articolo, esiste questo gruppo di lavoro. Diciamo che il regolamento viene integrato dalle funzioni della deriva, va bene? Prego. Sì, a parte il discorso dell'atteggiamento del Consiglio Comunale, che è veramente una cosa valutativa. Cioè il sindaco replica, se l'altro consigliere deve replicare e dirne no, bisogna che stai fermo, chi te può parlare, che l'altro sia fermo, non so io. Come? Sì, tu stoppi, fermi, decidi che sei sindaco e lo stiamo vedendo bene. Lo stiamo vedendo bene, perché quando tu dici, quando critichi un consigliere che può sapersi o un'altra persona che vedere la disponibilità di parlare oppure no, è logico che se uno te lo blocchi, ma a questo punto di vista quell'altro mi salta su da quello che può essere vice sindaco o un altro assessore, è in caso mia. Mi sembra che il regolamento, il comportamento venga applicato. Non ti rispondo, se no volevo decidere questo fare. Vabbè, devo definirlo, ma non è senso unico. No, senso unico, nel senso, scusate, il regolamento prevede che quando i consiglieri poi devono parlare, alza la manina. Ma guarda, che regolamento non abbiamo mai neanche applicato, neanche noi non l'abbiamo mai applicato in vero, perché se tu guardi il regolamento, cioè il discorso dei 5 minuti, o no? Sì. Allora mi sembra che il Consiglio Comunale sia l'organismo preposto per poter parlare. Se dopo tu sei sindaco, tu puoi dire a una persona come ti hai fatto 5 minuti fa a questo, ti dettagli che replichi mia, oppure mi dai delle risposte a me come dettagli la lampadina, come gli interventi che sto facendo io, sia cose completamente fuori di testa, questa è la mia impressione, ti ripeto, è la mia impressione personale, mi sbaglierò. E adesso entro nel merito del discorso della delibera, se posso. Tre considerazioni che sono già state un po' dette anche dagli altri, la delibera che non c'è. Cioè mi aspettavo una delibera con eventualmente allegato quello che era il regolamento di gestione. Poi, vabbè, il discorso del vecchio regolamento che purtroppo non è presente, per cui non si può neanche vedere dal punto di vista le differenze tra pre e post, ma... sì, io marco la disposizione, però se Ascolti, se sono altre competenze, potrà rispondere. No, ma risponde quando devi dire per piacere. Te parli, dopo rispondo. Poi parlerò anch'io sulla funzione delle riunioni di capigruppo, perché ero definito. Perché non si possono fare riunioni di capigruppo e dire che va tutto bene e dopo la sera chiedere le informazioni. No, la riunione dei capigruppo, se ti ricordi, no? La riunione di capigruppo, se ti ricordi, quando la facevamo assieme e noi eravamo dall'altra parte, non mi pareva che ti dicessi che questi problemi qua non ti hanno tirato via quello che c'è là, c'è discorso. Scusa, quella roba, non riesco neanche a capire. Vabbè, se vedete che vengono dei punti di vista diversi. Assolutamente, per forza. E cosa devo dire? Che nella riunione di capigruppo va tutto bene? No, volevo spiegare. La penultima riunione di capigruppo abbiamo fatto 2 ore per il discorso delle centrali, tanto perché no, per la proposta lì di delibera
non significava niente, non ci hai spostato il punto, te ne hai chiamato telefonicamente per spostarlo dopo. E ti ho detto le no. Va bene. No, tu dico le no, sì, te ne ho parlato ora. Va bene, finisci. Nella riunione del capigruppo. Ti invito a finire il ragionamento. Può esprimere le mie opinioni in secondaria? Posso dire che dire, tutto bene, la riunione del capigruppo? Va bene, sì, va bene, sì, prego. Siete pronti a lavorare? Per ribadire il terzo punto del discorso del gruppo del lavoro, cioè mi sembra che tu hai detto prima che è un organo consultivo, cioè un atto per cui non è stato inserito, cioè c'è un punto dove va nominato l'articolo 18, però secondo me eventualmente se fosse stato integrato questo articolo, le competenze sono già definite nel contratto sindacale che fatto qualcuno. Adesso per ribadire nuovamente che il regolamento biblioteca comunque è la funzione di chiunque, cioè consiglieri possono accedere a tutti gli altri della situazione, quindi fanno una faccia richiesta, sì. Il regolamento modificato, che quantomeno se non c'era quello modificato, quello vecchio vedono ne uno che sarà quello nuovo, cioè secondo me era spostato la cosa comunque. a votare perché comunque non so com'era quello precedente, quindi non so
quali pagamenti sono stati effettivamente fatti. Per quanto riguarda invece, e qua apro subito questa polemica qua con Flavio, penso che se tutti gli altri consiglieri di minoranza si sono sentiti di prendere le mie difese, sia stato per il fatto che queste considerazioni che sono state fatte, uno, mi sembrano fuori in poco dalla discussione che si stava facendo, la seconda mi sembra che sia stata una polemica sterile, in quanto comunque non c'è contraddizione di quello che dico qua sopra e di quello che ho detto questa sera. Infine, io non ho mai nascosto di essere iscritto al PD e l'ho sempre ribadito, addirittura il giornalista dell'Arena, quando ha fatto il primo articolo della mia candidatura, ha espresso nel titolo che ero espressione del PD, che dopo da questo io abbia sia riuscito ad aggregare una coalizione che era comunque insieme per Nogara, perché ci si rispecchiava nei valori che si sono sempre portati avanti, questo era un altro discorso. Comunque questa è l'espressione del insieme per Nogara, la mia coalizione, e io ero espressione di lì. Basta. Cioè, non mi sembra di... No, mi sembra che... perché mi sembrava di aver capito che eri... Non vedo la polemica. No, mi sembrava di aver capito che eri consigliere di insieme per Nogara, non del PD, tutto lì. Come fai tu? Non è il consigliere della Lega, è il consigliere della lista. La mia attività politica fuori di qua, penso che... no, perché non è penso che... visto che in lista, perché mi hai capito che non ero del PD, penso. Certo. Penso. Dottor Restori, vedo che sia l'ora è tarda, che portiamo la discussione così. Siete me interpelli a quasi di no, 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 carità, no, non interpellarmi allora. Per piacere, ma. Non citarmi allora. No, no, dai, sono più tempo. Per piacere. Grazie. Vedo. Sono a posto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Due astenuti. Spezzi che non c'è. No, non è diversamente seguito. Punto 4, mozione presentata dal gruppo Sera 25 Stelle, oggetto soluzione anticoncepente che non è in gestione di campo di città come Nogara, prego. Non avete a fare sindaco la presentazione del gruppo, non c'è un presidente del gruppo? Sì, no, mi, mi sembrerebbe più corretto che tu esponga la tua posizione, io poi ti do notizia del mondo. Potete dire, non è un problema. No, questo io va a fare il regolamento, andiamo a sapere quel prima, le modifiche. Sarebbe opportuno sapere. Non voglio che te capissi il mio, non vi dubbio. Prego. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. La mozione che abbiamo... No, ma io non voglio che tu dica liberato, il senso della mozione. Sì, sì, sì. Allora, vediamo. Sì, lo sto aiutando. Prego. No, quello che ti ho chiesto appena un secondo fa era, non tanto inerente a questa, che inerente a quello che appena hai detto te, che volevi precisare sulla conferenza di capigruppo che hai detto che non ti chiediamo le cose, poi veniamo qua. No, mi sembra che se volevi capire quel discorso. Se ci sono delle carenze di documentazione, la conferenza di capigruppo è fatta apposta, cioè nel senso per il momento in cui si ci dice io gradirei che fosse integrata perché cose viene detto così, non è che io voglio poi precostituire. La mozione che abbiamo portato con il Movimento 5 Stelle è sostanzialmente questa. Il Comune di Nogara affida i cani randagi che diciamo, trova sul territorio del comune, li affida all'hotel del cane, a questo cane Mantova. Questi cani diciamo, costano alla comunità, costano 1000 euro ai cani. Una cifra. Allora, sì, sì, scusa, all'anno, una cifra insomma, considerevole al nostro quanto ci riguarda. Premesso il fatto che noi non siamo contro i canili o i cani, anzi, per questo è il punto. Il punto è, una mozione, noi chiediamo se era possibile
incentivare l'adozione dei cani, appunto per toglierli dai canieri, che per quanto ben posto possa essere, credo che la famiglia sia il migliore di un canile. E dopodiché, dare un contributo di 500 euro, che sarebbe esattamente la metà, che è la metà di quanto attualmente il comune spende per il mantenimento del cane. Questo contributo andrebbe dato, secondo la nostra proposta, dopo il primo anno di compimento, cioè dopo il primo anno di adozione del cane, previa naturalmente il controllo del comune affinché insomma, il cane venga tenuto e insomma, è mantenuto con tutti i crismi, decorosamente. Questa è la proposta nostra, perché vediamo che attualmente quando ho scritto questa proposta c'erano 12 cani per una spesa di 12.000 euro. Noi crediamo che la spesa sia interessante, potrebbe essere magari destinata a altre cose, non possiamo fare altrimenti per i cani da qualche parte di venti, ma giustamente, però se riusciamo magari a farli adottare a delle famiglie dando un contributo, forse una cosa secondo me sia migliore per il cane, che va appunto in un lupo che vuole bene, e sia per il fatto che il comune spende più. Sono delle interventi. Di alimenti o cose di questo genere, ma sono che possiamo anche quantificare in
queste situazioni, anche questo su questo lo fa per puro spirito umanitario, che non saprei dire altre parole in realtà, non è il vostro nome, con questo spirito di solidarietà con gli animali. Quindi la nostra proposta sarebbe quella di dire, che un cittadino rogarese, la proposta sua, che adotta un cane nel canile convenzionato con il comune, perché poi era generica, no, sulla proposta non c'è. Venga corrisposto un bonus, un autantum, da non corrispondere in denaro, ma in prestazioni veterinarie o nutrimento, per una sola massima, che lo possiamo anche decidere assieme, che sarebbe anche qualcosa meno, comunque da questo punto di vista da vedere, che il comune di Nogara provveda periodicamente a controllare che l'animale adottato sia in buona salute e venga pulito, che il comune di Nogara imputi la spesa, quindi non euro di fondi privati, ma imputi la spesa allo stesso capitolo dove attualmente paga. C'è scritto euro di fondi. Io direi imputi la spesa, che è diverso, cioè non andiamo a dare soldi, questo l'ho scritto io. E poi chiede a tutore, siccome poi c'è un punto finale in cui dice che il Movimento 5 Stelle di Nogara si impegna a fornire uffici comunali competenti gli schemi degli atti per ridurre il minimo impiego del personale, anche questo credo sia lodevole, e a collaborare per il controllo periodico dell'animale, questo c'è tutto. A collaborare, che noi andiamo assieme, dando tutti gli atti e già mi sembra anche corretto con un minimo di controllo su questo. Ma io credo posso replicare se non guarda, io credo che questa tua sia solo tua proposta sia solo polemica. Io sto dicendo che in altri comuni funziona già questa cosa, non è che la facciamo perché ce la vendiamo di notte. Vi dico anche che il contributo di 500 euro o comunque il contributo non viene poi più neanche percepito, perché le persone cioè non vengono più neanche a riscuotere il contributo, perché appunto si affezionano appunto ai cani, perché lo scopo è vendere il cane non per i soldi ma perché si vuole vendere il cane, appunto. E quindi ecco, non ci si pone il fatto di dire poi io prendo il cane per i soldi, non è questo. Abbiamo visto in realtà anche vicino alle nostre, come Casteldario, che la gente che adotta un cane con questo sistema dopo non va più a prendersi neanche il contributo, cioè lo tiene e mi ha cercato appunto. Io l'emendamento te lo accetto, ma senza il fatto che noi andiamo, anche perché noi non siamo gli oli per controllare quello. Allora, diciamo così. Devi mettere delle persone proposte a controllare che tutto sia in regola. Detto questo, noi ti diamo tutti i documenti che ti servono, abbiamo già tutto. Va bene, prendiamo questo che va bene. Penso che io proposta che il contributo sia di 300 euro, la casa libera vada riconfermata annualmente. Cioè nel senso che può darsi che è un bullo clamoroso, quindi poi. Io sono perfettamente d'accordo su una sorta di sperimentazione, vediamo se funziona, se non funziona. Chiedo anche se è possibile fare una pagina dedicata sul sito del comune dove uno può vedere le foto del cane e magari contatta direttamente Camille, perché guarda, sindaco, le dico una cosa, che pochissimi sanno che abbiamo questo posto dove portiamo i cani, pochi sanno che abbiamo dei cani là, quindi ecco, forse se lo sapessero, magari mi fatto sapere un Confermo che lo scopo di questa delibera da una parte di ridurre un costo per il comune, perché teoricamente noi dovremmo ridurre i due terzi il costo del comune, quindi ha anche un senso così di risparmio in generale, e l'altra è quella, diciamo così, di contribuire a non abbandonare gli animali in situazioni che possono essere anche magari discrete, però comunque l'affetto di può dare un padrone al cane poi sicuramente. Puoi ripetere l'emendamento? Sì, l'emendamento è che un cittadino nogarese che adotta un cane nel canile convenzionato, venga corrisposto un bonus, una tantum, per servire all'animale, da non corrispondere in denaro, ma in prestazioni veterinarie o
allo stesso capitolo dove attualmente paga le fatture della struttura convenzionata, poi chiedo al Consiglio di accogliere la proposta e comunque che la delibera vada riconfermata formalmente annualmente. Ok. Sì, va bene, va bene. Ci mandi, va bene, c'è scritta sulla tua. Sì, sì, no, sì, quando la fanno loro. D'accordo? Favorevoli? Va bene. Non limitate, c'è per tutti. Bisogna c'è per tutti. E voi un bel insegnante. Ma vuoi vedere che cambi? Certo, giusto. No, mi... Quindi qui bene ad essere altro, pensa a te che ti avevi detto poi potresti capire meglio. Io ho due colonie di San Napoli piccolini a casa, quindi è meglio che mi accavelli. Vabbè, secondo me ad essere Napoli. Io vi vengo a tutti, anche alle bestie. Interrogazione, protocollo, rappresentato dal gruppo consigliere Cera per Logana, ricordando il riparatore scienziato di produzione di energia da fonti rinnovabili. Prego, consigliere Pezzi. Sì. Allora, alla luce del non dibattito sulle centrali fatto in qualche consiglio fa, dove noi avevamo un po' denunciato una questione di forma su come discutere sulle centrali biomasse, come insieme per lo caro abbiamo presentato questa interrogazione, abbiamo presentato all'assessore allo sport, alla cultura e al patrimonio Marco Cotronieri. Allora, l'interrogazione dice che, premesso che la giunta comunale con la delibera numero 48 del 29/9/2011 andava a integrare il punto 5 in ordine del giorno del consiglio comunale previsto in un'uguale data, senza dare conoscenza ai consiglieri di minoranza, che con delibera numero 34 del 29/9/2011 la sola maggioranza approvava provvedimenti in merito a impianti di produzione energia da fonti rinnovabili atti di indirizzo, premesso che, come risulta dagli atti depositati in regione, una ditta di Nogara ha inoltrato istanza alla direzione regionale agroambiente in data 7 luglio 2011 col protocollo numero 328055 richiedente società agricola Masini SRL con sede legale e operativa in via Barobò numero 43 comune di Nogara, Verona, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianto di produzione di energia alimentata biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo, da realizzarsi nel comune di Nogara, località Barbò, Verona. Premesso ancora che la Regione Veneto ha indetto una conferenza di servizi per il giorno 31/8/2011 oggetto il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo, alla quale è stato invitato anche un rappresentante del comune di Nogara. Tutto ciò premesso, chiedo all'assessore Cotronieri il motivo per cui nella seduta del Consiglio Comunale del 29/9/2011 non è stato fatto alcun cenno della conferenza dei servizi indetta dalla Regione circa un mese prima. Se fosse personalmente a conoscenza della convocazione alla conferenza dei servizi, se gli fosse stato comunicato che un membro dell'amministrazione avrebbe partecipato alla suddetta conferenza e chi avrebbe personalmente presenziato la stessa. Se è a conoscenza ancora di altre istanze dal 31/8/2011 ad oggi depositate in regione da altre ditte che se sono state indette le relative conferenze dei servizi. Grazie. Allora, premesso che il delegato della polizia e il sindaco quindi rispondere al sindaco che ha avuto l'interrogazione, io volevo chiedere al consigliere Nati Pezzi la motivazione per la quale domanda a me. Sulla cultura, una forma di inerenza sulla propria politica.
perché ovviamente la cosa mi suona in questa maniera, questa è la mia interpretazione. Io metto nella premessa, cioè ci sono state due delibere il giorno 29 del 2011, una delibera di giunta dove si va a modificare e integrare una delibera che doveva essere approvata la sera, dove noi non sapevamo niente. Per quale motivo c'è stata questa delibera di giunta al pomeriggio dove si diceva di ridurre a un kilowatt la potenza delle... Perché eventualmente... Mi domanda, cosa c'entra la questione? Perché vorrei sapere se questa giunta qua è stata fatta appositamente per cercare di salvare quello che era prima, che tu hai sempre detto e sei sempre stato un paladino dei comitati anticentrali, e dopo a un certo punto sì, allora perché si è andati a deliberare in giunta una cosa che non serviva a niente? Perché comunque la conferenza di servizi era già stata indetta e per altri motivi dove non andavano a intaccare quello che era la delibera che doveva fare la regione, perché si competeva. No, ma io non ho detto tutto, sono ancora io voglio sapere se sapevi queste cose, tu le sapevi oppure no? Siccome è una cosa che infatti, tale documento di competenza del sindaco in quanto detiene la delega all'ecologia. Si ricorda che sottoscritto l'assessore potere dello sport, cultura e patrimonio, per limitare la consigliere della difesa e verificare meglio delle competenze di del proprio interrogazione, si può continuare. Allora, io volevo una risposta da te, perché c'era una contraddizione da quello che avevi sempre detto a quello che hai votato per la sbagliato. Sbagliato? Sai che stai dicendo una cosa falsa? No, sai che dicendo una falsa? Sta dicendo una piazzata col voto. Come avete scritto voi? Voi avete scritto il voto volantino, voi avete... Sei sinistro, non è sinistro di parlare, non è sinistro di parlare. Competenza ha scritto sul volantino del PD, quindi il tuo volantino, che io le stesse cose per le quali ero contrario adesso avrei votato qualcosa per votare. Siccome questa che ha scritto il sindaco e come ha scritto il tuo segretario del PD sul volantino è una cazzata col voto, questa, il fatto di dire che io avrei votato la stessa cosa per la quale ero contrario è una cazzata col voto, okay? Perché una centrale, un inceneritore a biomassa e un impianto biogas sono due cose completamente diverse, sia come dimensioni che come tecnologia utilizzata, ok? E questa è una cosa incontrovertibile, va bene? Quindi siccome questa è una stupidata che hai detto, quindi io ti riformulo la domanda, perché domani è questa cosa, queste sono due cose completamente diverse. Io continuo a dire, perché è stata fatta un'integrazione in pomeriggio. Faccio una brevissima premessa, brevissima. Noi siamo in giunta favorevole agli impianti a biogas che usano i digestori. Siamo, tanto per risolvere questo problema, quello che non abbiamo ancora capito da te come la pensi. Cioè questi impianti che sono questi grossi che producono energia, per favore, Marco. Questi grossi impianti che sono i grossi tamai che producono energia, siamo favorevoli perché risolvono una serie di problemi e producono energie da fonti alternative che condividiamo, chiaro? Che non vengono solo una questione, non quelli che bruciano, come qualcuno pensa, i digestori che vanno a biogas, che siamo chiaro, rivendichiamo di essere favorevoli, con tutte le precisazioni del caso, con tutte le cose che i percolati vanno raccolti, con tutte le questioni che vanno, l'inserimento ambientale va tutto controllato, ma siamo per principio a queste cose come è fotovoltaico.
per tirar via equivoci, che siamo non recentrati. E adesso rispondo. Il riferimento alla sua intervenzione in data 18.1 riguardante la deliberazione sui piani di produzione di energia da fonti rinnovabili, premesso l'assessore Fortunieri non è delegato alla materia, pertanto la presente si intende come risposta collettiva della giunta comunale. Come intendo, spero di trovare fare una tradizione. Questa è la risposta collettiva della giunta comunale. Tutto ciò premesso, in riferimento al punto 1 si precisa che l'informativa sui singoli impianti non era all'ordine del giorno e che comunque i consiglieri presenti erano a conoscenza della conferenza citata e che pertanto non era necessario dare ulteriore notizia. Resta inteso che la giunta comunale è a disposizione di tutti i chiarimenti del caso, anche per i consiglieri che hanno abbandonato l'aula per poche scelte. In riferimento al punto 2, che la giunta comunale, quindi i singoli membri, erano a conoscenza della conferenza citata. In riferimento al punto 3 si precisa che la giunta comunale era a conoscenza che un rappresentante dell'amministrazione avrebbe partecipato e nel caso ha presenziato personalmente il sindaco. In riferimento al punto 4 si precisa che la giunta comunale è a conoscenza di altre istanze depositate in regione e delle relative conferenze di servizi e se non è stati informati dalla regione stessa con altri pubblici che sono a disposizione anche sul web e che sono a disposizione di tutti i consiglieri. Posso avere anche la copia del dato? No, infatti è il posto. Quindi c'è una presenza del sindaco? Eh? C'è una presenza del sindaco? Alla prima conferenza sì e all'altra no. No, c'è la dita. Sì, quella lì non c'è. Allora, della conferenza dei... No, deve, essere, deve dirmi se è soddisfatto o no. No, cioè, non può dire qualcosa, perché non è possibile... Prendiamo atto. No, perché tu hai detto una cosa falsa. No, è previsto la, che mi dica se è soddisfatto o no. Nella conferenza, nella conferenza dei presidenti di gruppo non è stata citata la conferenza dei servizi, non è stata citata neanche alla sera, non è stato citato della, di una delibera di giunta, è stato, in un certo senso, non era una cosa trasparente. Il mio amico Montemerti non è una conferenza di capigruppo, non si può dire tutto. Mi hai citato per favore, mi rispondi. La conferenza di capigruppo cos'è che hai detto io sul discorso? Che non siamo obbligati a dire tutto, hai detto tutto, no? Non siamo obbligati? A dire tutto che lo si fa così. Ma no, ma pensi, ti ho fatto una chiara domanda. Se no, c'era io ho già risposto. Sì, ti hai risposto. Basta. Hai risposto che c'eri tu. Ha preso. Se mi citi che rispondo su una cosa. Yeah.